Vede nessuno con un tic agli occhi? No, c'è troppa gente. Eppure dobbiamo trovarlo. Non posso mica chiedere a tutti se hanno un tic. Questo è il tipo di musica che piace a me. Deve essere qui, da qualche parte. Arrivati a questo punto del film, la protagonista ed il suo amico stanno cercando l'assassino con il tic all'occhio. Sappiamo che si trova in questa enorme sala da ballo. Ma qualche secondo dopo, solo noi spettatori scopriamo chi è. In questo caso, gli spettatori hanno qualche informazione in più rispetto ai personaggi del film. E questa è una regola che Hitchcock segue per creare della suspense. Col crescere del movimento, il nostro punto di vista cambia e col continuare del film proviamo ansia nell'attesa che la protagonista trovi l'assassino. Questo movimento ci mostra un oggetto che inizialmente non riusciamo a vedere. Ed il progressivo avvicinarsi della cinepresa evidenzia il ruolo di primo piano che l'oggetto ha all'interno della storia. Inoltre, lo sguardo della protagonista assume il punto di vista degli spettatori, e quindi è come se noi fossimo lì a vivere il momento di brivido. Quest'altro, tratto dallo stesso film, completa il movimento precedente, perché alla fine di quest'ultimo ci chiediamo se la protagonista abbia effettivamente preso le chiavi. Qui troviamo la risposta. E poi, in questo movimento, la macchina da presa sostituisce il dialogo perché ci dice: ecco un grande ricevimento che si sta svolgendo in questa casa. Ma c'è un dramma e nessuno lo sospetta. Il dramma sta in un solo fatto, in un piccolo oggetto, questa chiave. La donna che vediamo in primo piano verrà accusata dall'uomo dietro di lei. Quest'ultimo è il suo amante. Il movimento è interessante perché mostra la donna che non riesce a vedere chi le passa alle spalle, ma è come se tramite l'intuito capisse che si tratta del suo fidanzato prima di vederlo apparire davanti a lei. In questo modo il rapporto molto profondo tra i due soggetti viene evidenziato. Grazie a questo movimento di camera, la tecnica narrativa del film è eccellente, perché non c'è nessuna istanza narrante o voce fuori campo che ci spiega la situazione. Solo in base a questo movimento della macchina da presa, veniamo a sapere dove siamo, chi è il personaggio, qual è il suo mestiere e quello che gli è capitato. Questo movimento è molto particolare. L'attore inquadrato è il protagonista della storia ed è stato rinchiuso in prigione per un reato che non ha commesso, quindi è stato condannato ingiustamente. Il personaggio prova molta angoscia e tanta frustrazione. Ecco come Hitchcock utilizza la camera per evidenziare e trasmettere allo spettatore queste emozioni. Il movimento
movimento a spirale della camera rappresenta il dolore che al momento circonda e ruota intorno allo sfortunato protagonista. Qui siamo di fronte ad un movimento di macchina dall'evidente funzione connettiva. Questo movimento, che lega lo sguardo della donna alla busta col denaro e alla valigia con gli indumenti, esprime già più che bene quelle che sono le intenzioni della donna in questione: rubare il denaro e fuggire. Il senso delle inquadrature a seguire, che completeranno la scena, sarà dato da questo movimento di camera.